Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la Tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok, conduce Daddy DJ. Anche oggi qui il tempo non è uno dei migliori, siamo in direttamente dal piccolo studio di Radio K, il blog e social, un blog che nasce passione e si porta sempre per la passione, no? Siamo sempre in diretta, oggi 16 febbraio 2021, siamo già quasi alla metà del mese, perché il mese di febbraio è di 28, però no, sappiamo benissimo che sono passati già 16 giorni, quindi la metà del mese normale è già superata. Oggi abbiamo in diretta live ospite un leccese, direi. Un vero leccese, un cantante. E ve lo presento subito, parlo proprio. Buonasera a tutti. Cacciapaglia. Lui è un eretino doc. Un eretino. I nerditi sono, per quanto ci stanno ascoltando, sono gli abitanti di Nardò. O di Indivò o di Indivò, dice la Nardò. E così lui è uno che veramente, veramente ci mette l'anima. Ho letto un pochettino la biografia, ma cedo subito la parola a lui, che è lui l'artista protagonista della puntata di oggi. Prego, prego Fabio, dici un po' con la tua, dici. Niente, io faccio musica da, siamo 2021, ormai 10 anni, ho iniziato a fare lezioni di chitarra e ho iniziato così a suonare un po' i Pink Floyd, Dire Straits, il classico anni... Sì. Il mondo che era negli anni 70-80, ecco. Poi ho conosciuto quasi a 14 anni, 13-14 anni, ho conosciuto un batterista, un ragazzo molto forte, un paio di anni più piccoli di me. Quindi io all'epoca ne avevo 13, lui ne aveva 11 e già era un fenomeno. L'ho conosciuto in una scuola di musica, mi ha chiamato lui. Perché due ragazzi avevano bisogno di un chitarrista e così abbiamo iniziato a suonare in giro per la provincia, comunque anche qualche serata fuori, e ci siamo divertiti. Poi abbiamo deciso di dividere le nostre strade e poi ho iniziato, diciamo, questa carriera, se così la vogliamo chiamare, da solista. Ho iniziato a pubblicare un po' di singoli su YouTube e poi ho deciso di far uscire un album. Parliamo un pochettino dei singoli. Sì. E in questo momento si parla molto la musica trap, no? La musica trap. Sì. Il genere che fai, che genere realizzi con le tue canzoni, quindi che genere suoni, diciamo? Guarda, io non mi riconosco in nessun genere, proprio perché avendo tante sfumature diverse di generi di musica, non mi rivedo in praticamente nessun genere. Penso che scrivo su quello su cui mi sento di scrivere, ecco, in quel determinato momento. Cioè oggi magari scrivo un testo sul rock, domani scrivo il testo sul rap, capito? Quindi non mi ritrovo in nessun genere, non mi rispecchio in nessun genere. La fotografia che hai messo, che mi ha mandato, hai divulgato su tutti i social, no? Io ringrazio anche con l'occasione gli abitanti di Nardò, perché vedono in te, ma soprattutto anche gli amministratori della cittadina di Nardò, una figura importante, perché sei stato pubblicizzato sul loro sito, sul loro canale. Sì. E quindi non può che farmi onore, ovviamente. La nostra Giulia Puglia, l'assessore al turismo, al marketing territoriale, ma anche lo stesso sindaco, i vari consiglieri hanno pubblicizzato la tua figura all'interno dei loro portali, e questo mi fa molto molto piacere, perché vedere un'amministrazione che continua
Sempre, perché da quando si è insediata questa amministrazione sta valorizzando I tutti i giovani. giovani e sta realizzando tanto tanto quanto per i giovani. Sì, Io è vero, sta. questa parentesi Fabio perché ci tenevo particolarmente perché Nardò secondo me sta rinascendo proprio grazie all'attaccamento dei giovani alla propria Nardò. Sì. Ti lascio parlare e ti dico semplicemente anche questa cosa, ma i tuoi singoli. Parlaci proprio dei tuoi singoli, di alcuni singoli che tu hai realizzato col tempo. Sì, allora diciamo che fondamentalmente ho iniziato con la trap, cioè il primo pezzo che ho fatto è stato trap, comunque era un periodo di passaggio, diciamo, cercavo la mia identità musicale che tutt'oggi non ho e quindi diciamo col tempo ho deciso di sperimentare più generi e più tipi di musica. E il primo singolo l'ho fatto uscire dopo che mi sono ritrovato con un ragazzo che ci conoscevamo già da piccoli, io non sapevo che lui producesse, facesse basi e abbiamo iniziato così a scrivere testi, a lui a fare basi e alla fine sono usciti i primi singoli, ecco. E diciamo che comunque ho sempre cercato di raccontare quello che ho vissuto, sia in ambito musicale che in ambito, diciamo, proprio di vita, ecco, e oltre alle esperienze musicali. E per il resto, anche l'album è lontanissimo dai primi singoli che ho fatto uscire, cioè è completamente tutt'altra storia. Per il resto, poi io ho fatto una hit estiva l'anno scorso, West Coast, bella per la West Coast Salento. E niente, così ci divertiamo, lo facciamo perché ci divertiamo e perché vogliamo raccontarci. Io questa hit lo sai che la voglio, no? Quindi lo sai che mi devi inviare anche per email la hit, no? Va bene, te la manderò, La hit, te la faccio vedere. si possono utilizzare anche in diverso modo tutte le musiche che uno fa, si possono utilizzare anche Sì, in sì, sì, diverso sì, sì. modo nei video. Niente, io sono contento di intervistarti perché sai, quando si intervistano i giovani, anzi, con l'occasione ringrazio un amico che da questo pomeriggio alle 4 si è mobilitato per realizzarmi questa cosa che vedete al mio fianco, cioè o meglio dietro, si è mobilitato per far uscire questo bellissimo riquadro, perché volevo dare un tocco differente allo studio, questo bellissimo fondale, molto particolare, ma quando ci mette una cosa per impegno, la esce sempre bene. Io ringrazio pubblicamente l'amico Fabio Notaro che veramente, veramente ci ha perso l'anima. È un vero amico e quindi io, amici, gli porto rispetto e li ringrazio pubblicamente. Apro e chiuso di nuovo la parentesi. Non si sente la mia voce. Cosa dire? Io ti dico anche un'altra cosa. Parlaci un pochettino del percorso tuo e dell'attaccamento alla musica. Sì, io ho preso la passione della musica, l'ho ereditata da papà. Lui è sempre stato un fan della musica anni 70, anni 80, quindi rock progressive, anche un po' di punk. Sentite un attimo, Vai, sta gracchiando qualcosa. vai, vai, vai. Ok, quindi comunque questa passione è ereditata da lui. Io appunto, come ho detto prima, ho iniziato a fare musica con la musica anni 70-80, ho suonato con i gruppi, ho studiato musica e chitarra in particolare, e quindi ho fatto un percorso ben preciso e voglio ringraziare a tal proposito il mio maestro Salvatore Casaluce, che ringrazio tantissimo per tutto quello che mi ha passato negli anni in cui abbiamo fatto lezioni insieme. E subito dopo, ripeto, dopo aver fatto le esperienze col gruppo, i vari live, ho cercato di trovare una mia identità per poter lavorare da solista. E dopo aver fatto tante sperimentazioni, ad oggi ancora non ho la mia identità, però Perché io dico, no, Fabio, scusami, mi interrompo. Io voglio capire perché non hai un'identità. C'è un motivo
che ti spinge ad essere indipendente o lo fai giusto per scelta? C'è un motivo che ti spinge a non avere un'identità musicale? Sì, il motivo è semplice. Io penso che la musica sia anche stato d'animo. Quindi, nel momento in cui sto andando a scrivere un testo, lo scrivo su ciò che mi sento. Quindi, se in quel momento sento un determinato tipo di situazione, diciamo, vado a scrivere sul rock, o in un'altra situazione vado a scrivere sul rap. Cioè, è proprio una cosa, non è neanche una scelta. Io faccio le prove perché quando poi mi dicono quando mi dicono che non si sente, io mi allarmo e giustamente io rispondo di fatto, no? È normale. Comunque si sente. Vabbè, quindi diciamo questo tuo genere diciamo, un genere molto, come ho detto, è molto largo, cioè non spazi dalla musica, diciamo, trap alla musica rock, non hai in quel momento ciò che ti viene per la testa, fai. Sì, anche per esempio l'album, no? Cioè l'album sono 10 tracce e comunque come a livello di genere spazia. Quindi c'è anche le chitarre sulla trap, c'è una canzone dance quasi anni 80 se vogliamo, e quindi comunque c'è spazia, non c'è altro termine, spazia. Questo ti fa onore, no? Questo ti fa veramente onore perché Fabio, diciamoci, parliamoci chiaro, non tutti la pensano come te, perché alcuni vedono come la casa discografica l'etichetta, un trampolino di lancio, o sbaglio, Fabio? Sì, questo sì, poi Adesso ovviamente. tocchiamo il lato e c'è, diciamo, produzione discografica. Tu Sì, come ci ti sono. senti? Tu ti senti un produttore indipendente? Oppure hai bisogno dell'aiuto di una casa, un'etichetta discografica? Io cioè, ad oggi mi sento indipendente nel senso che comunque non ho problemi di questo tipo. È normale che la casa discografica spinge l'artista, cioè su questo non ci piove. Però ad oggi bisogna farsi notare. Io penso che un modo per farsi notare siano i social sicuramente, perché chi non usa i social. E quindi diciamo la casa discografica è una conseguenza, poi sono anche successivamente diventano, se c'è la possibilità, diventano scelte quelle se firmare o meno, però comunque è una conseguenza, se riesci a farti notare la casa discografica ti viene a chiamare e ti fa firmare un contratto, se tu sempre che tu lo voglia firmare. Sì, però la domanda era proprio quella. Tu hai bisogno, la necessità, in questo caso anche la conseguenza di avere accanto un'etichetta? Non è una necessità, mi presentano se magari un giorno mi presentano un contratto, si legge il contratto e si decide, ma necessità non ce ne sono. Diciamo, non c'è nessuno perché tu giustamente produci e mastering da solo, quindi. Sì, io faccio da un anno in quarantena, diciamo, per ammazzare un po' il tempo, mi sono messo al computer e ho iniziato un po', diciamo, ad imparare, a cercare di imparare ciò che riguarda l'audio, e ad oggi poi l'album ho avuto la possibilità di mixarlo e masterizzarlo interamente. Ovviamente non mi aspettavo di far uscire un prodotto alla Salvatore Addeo, però comunque si fa quel che si può, ho fatto del mio meglio. Del risultato, visto le mie conoscenze fino ad oggi in un anno, sono contento, quindi più di così. Ma chiaramente Fabio è normale, cioè quando uno ha la necessità e soprattutto ha bisogno della visibilità, adesso come adesso, la visibilità uno se la va a cercare. Sì, quello sì, assolutamente. Chi la cerca in maniera, come devo dirti, bella, quindi in maniera come realizzando diciamo, dei lavori, dei capolavori come il tuo, della musica. Oppure di conseguenza del male. Cioè, secondo me parliamo di visibilità. Attualmente bisogna dare anche quell'idea di ottimismo, perché veramente
in questo periodo chi non sta a casa? Io sfido chiunque a dire io non sto a casa. Tu Sì, staresti chiaro. ogni giorno a casa? Questo è quello che tutti quanti mi chiedono, no? Ma io non ho a Sì. casa, che devo fare a casa? A casa si fa tanto, si sta con la Sì, famiglia. io diciamo è nato il fatto diciamo di mettere a fare mix e master è nato per necessità perché comunque il tempo si doveva passare. Poi essendo amante della musica, perché non provare a fare quell'esperienza? Mi è piaciuto e tutt'oggi sto davanti al computer a fare mix e master. E gli diciamo, ti piace, come no, io per esempio sono ammalato di radio e faccio radio, faccio speaker, tu sei ammalato di musica e masterizzi e realizzi questi capolavori, i master, Esatto. e questo veramente ti fa tanto. Ma Nardò, come sta rispondendo alla tua tua visibilità, al tuo successo? Come sta rispondendo Nardò? Ci sono dei forti Successo. e contro. Successo è un parolone. E diciamo che facendo il conto di visualizzazioni proprio oggi vedevo Sì, oggi, che beh, sta. oggi siamo, oggi, ad oggi siamo quasi, domani è una settimana, siamo quasi a, cioè no, abbiamo superato le 4.000 views su tutti gli store. Questo ti fa tanto perché la Sì, sono pubblicità. contento del risultato perché non, principalmente l'idea era di sponsorizzare anche monetariamente. Non l'ho ancora fatto e già ho ottenuto un buon risultato in una settimana, mica è poco. E poi, sai, io non mi accontento mai, c'ho già in testa altri progetti, quindi vediamo un attimo che succede. In testa, vuoi svelarci qualche tuo progetto futuro? Svegliamo, però È presto, va bene. diciamo che sto lavorando di nuovo a tante canzoni. L'ha detto ormai l'ha detto, dai. Mandiamolo. No, vabbè, dai, ok, dai, rimandiamo Alla prossima puntata. alla prossima puntata, così. Adesso tocchiamo un attimino, Fabio, il Sì. tasto social. Quello che tutti Certo. quanti sto cercando di chiedere, no? Il tasto social è un tasto molto dolente, in questo momento ci si sta un attimino un po' più abusando di questo social. Tu come vedi questo discorso dei social? Poi esaminiamo anche un altro aspetto del social, però soprattutto analizziamo dal tuo punto di vista i social. Allora, io principalmente uso i social per, cioè, nel senso per cercare di arrivare a più pubblico possibile. Nel senso è normale che ad oggi per ottenere visibilità è una delle poche vie. Tutti usano i social e quindi ci si sposta lì. Poi c'è chi lo fa in un certo modo, c'è chi lo fa in un altro, però comunque è quello il modo per cercare di ottenere visibilità, ma non è detto neanche che si riesca ad ottenere. No, ma proprio a livello proprio mediatico, tu per chi meglio di te, no? Ha saputo realizzare tutto ciò. Perché tu ti sei sponsorizzato anche a livello di social, se non sbaglio, Fabio. Ha utilizzato molto la Sì, meta. ho usato molto la mia cerchia social, sì, quello sì, è normale, tramite Instagram, storie, condivisioni, quindi comunque è grazie a quello. Ultimamente si sentono veramente tanto, si sente veramente tanto, tanto abuso di questo social, come tra l'altro le cosiddette challenge, no? Le Sì. challenge stanno rovinando il mondo, cioè, soprattutto stanno rovinando intere famiglie. E tu cosa faresti per evitare una challenge? Questa è la prima volta che faccio questa domanda a un artista. Cosa farei per evitare una challenge? Diciamo che comunque in ogni situazione non facciamo mai di tutta un'erba un fascio, nel senso c'è una challenge, non sono tutte così, è normale che ci sono le Quello era esagerazioni. accodato, eh? Quello era Quella è accodato. la premessa. Quello era accodato. Diciamo che purtroppo ad oggi se chi ha in mano i social, ovvero le aziende private, le multinazionali private, purtroppo hanno più potere rispetto ai governi su queste piattaforme.
Quindi c'è poco da. Purtroppo se non riescono loro a bloccarle, Ma più che un. tu come artista, i consigli che daresti a non fare la challenge? O meglio, se vedi qualcuno che sta facendo una cosa di challenge, il modo tuo, come ti comporteresti? Cosa faresti? Perché ti chiedo questo, perché la figura di un artista può essere molto influente Sì. sull'opinione pubblica. Visto che tu sei un nardò, sei ben visto, questo ti deve far coraggio e dire, ragazzi, no? Cioè, questo è che vogliono sentire adesso, secondo me, bisogna sentire. E non si può Cercare di sentire. essere responsabili. Non si può sentire, Fabio, scusami, uno che si impicca con una cinta, uno che No, si cioè, purtroppo là ci sono delle realtà che sono molto più grandi di noi. E l'unico modo per poterlo fare è cercare di sensibilizzare, soprattutto ai più piccoli, i genitori che stiano attenti. E purtroppo è difficile arrivare, diciamo, a fermare certe situazioni, perché se, anche trovandosi lontano, se qualcuno sta facendo un gesto, è difficile anche fisicamente fermarlo. Purtroppo, secondo me, scattano dei meccanismi psicologici in chi fa questo tipo di cose che è difficile fermare, purtroppo. Però è una cosa brutta. Sappiamo di una ragazza di Palermo, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, di 10 anni. Sì. Salutiamo la nostra Sofia Maglio che si è appena collegata. Ciao Sofia, ci conosciamo bene. Sì, di Palermo, ma sono successe anche a Varese, a Gallipoli stesso. Dall'altro, proprio oggi, anzi, ieri oggi c'erano battute sui giornali dove diceva che la procura sta indagando, perché purtroppo è una cosa non normale. E quello che è successo, e questi lascono le macchie, tutto un tratto uscivano, non è una cosa normale, Fabio. Sì, Assolutissimamente. sono consapevole che non sia una cosa. Là, a proposito, parlavamo, no, di essere responsabili, di capire qual è il limite del normale. Purtroppo, quelli, ripeto, quando scattano questi meccanismi psicologici, penso che l'unico modo per fermare queste cose sia fisicamente. Non penso ci siano altri Prenderlo, modi. risiedere direttamente e iniziare a far capire che no, la realtà è questa, non è quella che lui sta vedendo nella challenge di andare a impiccarsi Sì, con. anche perché se una qualsiasi persona che si trova lontana, no, scrivere un messaggio è l'unico modo per poter parlare con una persona magari sconosciuta, che ti rendi conto che sta facendo qualcosa. Sì, ma quel messaggio rimane lì, nel senso, da poco ascolto. Niente, io ringrazio È Fabio una per la. situazione molto difficile, mi rendo conto, nel senso è una cosa molto brutta, è brutto sentire parlare di queste cose, però penso sia veramente difficile, bisogna stare attenti a chi ci sta vicino, soprattutto ai cari, ai bambini piccoli, bisogna stare attenti davvero, perché sono situazioni in cui nessuno si vorrebbe trovare. Va bene Fabio, io ringrazio la tua egregia collaborazione questa sera in questo Grazie a te programma. per l'invito, è stato un piacere. Dimmi la tua, se conosci altre persone, allarga l'invito, io sono qui per intervistare personaggi anche del mondo della cultura, non solamente il mondo della musica, ma anche il mondo della cultura. Quando uno si intervista si vede a 360 gradi. Un'altra domanda e poi chiudiamo. Sì. Covid. Cosa ne pensi del Covid? Cosa penso del Covid? Penso che bisogna cercare anche in questo caso di rendersi responsabili come in tutto, perché è una situazione molto spiacevole. Ormai siamo al 16 di febbraio, giusto? Sì, 16 di febbraio è È praticamente quasi un anno, Fabio, eh? fra 20 giorni siamo ad un anno giusto. E purtroppo mi rendo conto anche che la gente sia stremata da questa situazione psicologicamente, fisicamente, e capiamo tutti la crisi che c'è, purtroppo, le aziende che non sono state aiutate come dovevano essere aiutate. Si sta arrivando ad un punto di non ritorno
economicamente, però dobbiamo cercare di dare ognuno di noi la nostra, dobbiamo cercare di fare la nostra parte, una mascherina Non ci costa niente. non ci costa niente. Ma pure per figura, vediamocela vicino al naso. Tanto ormai fa anche mo' che pensa. Ormai è moda. Bravo, Pensa, ormai è moda. io ormai uso quella FC oppure questa qui di The Fattast Record, Michael, che saluto, che ha partecipato anche lui tantissimo all'album. Ringrazio Io tutti. vedo adesso che si stanno collegando a intervista finita. L'intervista di Fabio, siamo quasi alla chiusura, però Vabbè, io rimarrà poi visibile. sì, rimarrà sicuramente visibile. Io stasera più tardi farò un montaggio dell'intera diciamo intervista e la Sì. metterò su YouTube sul canale, quindi da là poi ti mando il link, Fabio la può diffondere a 360 gradi quello su YouTube, ma le può anche vedere Perfetto. tranquillamente sopra Facebook, però è meglio se la vedono su YouTube dopo. Vabbè. Io sono veramente orgoglioso. Salutami tanto Nardò. Salutami tanto Saluto Nardò. Nardò. Perché Nardò è veramente, veramente importante. Nardò per me ha segnato tante, tante vittorie. Vittorie a livello anche emotivo. Sono orgoglioso, veramente. Avete una buona amministrazione. Scusatemi il pennellamento, ma non ne voglio. Non voglio dire ad altri, però avete una buona amministrazione che veramente, veramente Ha creduto ha creduto nella nella città, fortuna nei dei giovani. giovani. Questo dobbiamo dirlo pubblicamente. Non me ne frega niente, non me ne vogliate male. Se dite che io sto facendo pubblicità elettorale, ma non è questo. Non è questo assolutissimamente. Bisogna premiare le persone di buon cuore. Non di buon cuore, anche perché buon cuore, se non sbaglio, ce n'è troppo. Di buon cuore. Quindi diciamo, vediamoci perché veramente Fabio, mi auguro che questa situazione si sbrogli al più presto e finiamo questa pandemia perché Torneremo a fare live in piazza. no, devo venire a fare il tuo live. Voglio venire a fare il tuo live e voglio stare di fianco a un ragazzo che anche ho intervistato e questo. Una persona, quando intervisto una persona e poi vederlo sul palco, io prima dicevo: ma è vero, non è vero, come si fa? Ma come si fa? Ragazzi, io vi posso dire una cosa: è bellissimo. Dopo che tu intervisti una persona e vedi quella persona che tu, quel cantante, quell'artista che hai intervistato, vederlo salire su quel palco e fare un live dove c'è la gente di dietro che è piena di gente la piazza. Tu che l'hai intervistato, sai che sai com'è questa cosa di c'è cioè, da tutti i pori spizzichiotta. Perché vedi, questo ragazzo l'ho preso subito al volo e l'ho intervistato. Vedi, ti fa veramente tanto tanto onore. Io ti saluto, ti ringrazio Fabio della tua Grazie a te per partecipazione l'ospitalità. e ci sentiamo al più presto per l'IT. Ci Certo, sentiamo al più te la farò presto. vedere per email. Ciao a tutti, buonasera. Ciao a tutti Buona da serata a tutti. DJ, anche oggi è fatta. Sogno una vita diversa, è una ragione per viverla perché per questa l'ho persa. Sogno una vita diversa, son palco in uno studio, basta che non sia più questa. Sogno una vita diversa, è una ragione per viverla perché per questa l'ho persa. Sogno una vita diversa, son palco in uno studio, basta che non sia più questa. Sogno una vita diversa, che non sia questa, in mezzo alla musica, in mezzo ai miei fan. L'ho immaginata e mi sembra perfetta, senza aver fretta, i primi di aprile, le prime volte che ho detto del disco, ho detto per gioco, ero in quarantena e forse era quella che poi mi ha montato la testa. Chi l'avrebbe detto?
che in così poco avrei fatto il mio disco. Quando mi dicevano tu lascia stare, poi ho fatto dei conti, ora non li capisco. Sono salito sul treno della mia vita che passa soltanto una volta, e questo è il mio viaggio, chi lo può dire che non sia quello della svolta. Sogno una vita diversa, è una ragione per viverla, perché per questa l'ho persa. Sogno una vita diversa, su un palco in uno studio, basta che non sia più questa. Sogno una vita diversa, è una ragione per viverla, perché per questa l'ho persa. Sogno una vita diversa, su un palco in uno studio, basta che non sia più questa. Resto io altre spunte blu e foto sui social, chiuse in studio, tu sei la mia copia, prova a prendermi, non sei il mio sosia. E vorrei cambiare vita, easy come cambio tipa, la strada in salita, per sto grano e non la spiga. E spicco il volo nel niente, perché vivo senza scopo tra la gente, mi consolo in bilico sull'orlo di un bicchiere vuoto. La fame che c'avevo già l'ho persa, ma ripartirò più in fretta. Sogno una vita diversa. Sogno una vita diversa, è una ragione per viverla, perché per questa l'ho persa. Sogno una vita diversa, su un palco in uno studio, basta che non sia più questa. Sogno una vita diversa, è una ragione per viverla, perché per questa l'ho persa. Sogno una vita diversa, su un palco in uno studio, basta che non sia più questa. In collaborazione con Magilla Spettacoli presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19:30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio OK. Conduce Daddy DJ.